ha funzionato oggi in questa partita, visto che il primo tempo insomma meritava forse un po' di più di Roma? Sicuramente non ce l'aspettavamo, nel senso che l'avevamo preparata bene, abbiamo una squadra forte e penso che abbiamo bisogno ancora un po' di minuti, di trovare i meccanismi giusti e riuscire a automatizzare un po' tutto. Abbiamo cercato di dare il meglio, ma non è bastato, quindi cercheremo di farlo la prossima volta. Una bellissima atmosfera, cosa manca per dare le gioie che merita questo pubblico? Beh, sicuramente mancano appunto i meccanismi, manca anche un po' di voglia, perché comunque davanti alla porta potevamo fare meglio. Siamo state anche sfortunate, abbiamo preso una traversa, però ripeto, secondo me ci mancano ancora quei minuti che ci possono dare di più. Non ve l'aspettavate? Pensi che lo 0-3 sia troppo severo? Sì, penso che in 5 minuti abbiamo preso 3 gol che non meritavamo. E comunque la partita l'abbiamo tenuta bene fino appunto al primo gol. Siamo state prese un po' così, non ce l'aspettavamo. Credo che però dovevamo reagire meglio. Abbiamo preso il primo gol, siamo scese troppo sia di voglia, di un po' di tutto. Quindi credo che la prossima partita dobbiamo imparare dai nostri errori. Ci sono delle recriminazioni sul primo gol per quella giocatrice che è rimasta a terra? C'era un fallo? Avete protestato? No, penso che dovevamo noi stare più attente e chiudere meglio. Io in primis sul cross e poi stare più attente in mezzo all'area. Questa sconfitta vi ridimensiona o gli obiettivi rimangono gli stessi? No, assolutamente, gli obiettivi rimangono gli stessi. Appunto, come ho detto, guarderemo i nostri errori per cercare di non farli più e tenere la testa alta, perché il campionato è lungo e ci sono tante partite. Grazie.